i nostri ospiti? È una domanda che spesso mi piace fare agli artisti. Voi riuscite a descrivere con una sola parola ciò che provate quando danzate? Questa è una risposta che voglio sentire da entrambi. Quindi voglio sapere da entrambi se riuscite a, se c'è una parola, se c'è un qualcosa con cui potete descrivere quello che sono le vostre emozioni quando danzate. Allora, soprattutto dopo gli ultimi due grandi appuntamenti a cui abbiamo partecipato, la parola emozione tira fuori, porta con sé tantissime cose, assolutamente. Se ti devo dire una sola parola, sicuramente libertà, sì, la libertà di in quel momento di esprimere qualsiasi emozione stai provando, a seconda anche del ballo, della musica, ci sono tanti fattori, quindi per me libertà assolutamente. Libertà è massima espressione, sì, anche di se stessi, perché sì, quando si balla, come anche quando si canta, quando si suona, credo che veramente in quel momento si è completamente veri, ci si mette a nudo completamente. Assolutamente. Perché? Per me può anche essere la stessa parola, eh? No, io pensando appunto agli ultimi due appuntamenti scelgo la parola serenità. Che bello, anche questa è fondamentale. Perché appunto ricordando quei momenti è come, cioè è un'emozione che non si può descrivere, ma è trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, ed è avere la serenità di fare la cosa giusta. La cosa giusta, esatto. Quindi senza cercare di strafare, senza fare meno, la serenità di fare ciò che siamo. E allora la danza veramente è una certezza nella vostra vita a questo punto. Mi viene da dire questo. E allora facciamo una cosa, andiamo in musica, ma questa volta andiamo con un brano che avete scelto voi, perché ho chiesto ai nostri amici di darmi un pezzo ciascuno, però anche di motivare la scelta. Quindi adesso andiamo con Il cammino di Eros Ramazzotti. Chi l'ha scelto questo? Io. L'hai scelto tu. E perché lo hai scelto? Allora, perché sono prima di tutto una grandissima fan di Eros Ramazzotti, okay, da piccolissima, e ci capita spesso di ballare le sue canzoni in pista, e proprio questa canzone l'abbiamo ballata ad una gara dopo che venivamo da un periodo un po' difficile per me fisicamente, che ho avuto un piccolo infortunio, e quindi il cammino, ognuno ha la propria strada, e ci dice di non mollare mai, di prendere appunto in mano la propria vita e di affrontarla. E beh, voi avete preso alla lettera questa canzone nella vostra vita e nella vostra danza, e allora andiamo ad ascoltare tutti insieme Il cammino, Eros Ramazzotti. Si parlava di te l'altra sera, si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla, perché non è ancora la fermata, altri viaggi aspettano te. Dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. Anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure salite del cuore, c'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole. La, 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 la. E se la vita ci frega, quando prima ci esamina e poi solo dopo ce la spiega, la lezione più dura per noi, ma ci insegna che ogni buffone
sera, può strappare un bel fiore vero, non l'intera primavera, non può raderla al suolo, non può, dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. Si comincia a morire nell'attimo in cui cala il fuoco di ogni passione. Ognuno di noi ha il suo pezzo di strada da fare, segui il passo di un sogno che hai, chi lo sa dove può arrivare, e chi lo sa. Ognuno di noi ha il suo pezzo di strada da fare, anche se sembreranno più lunghe che mai, certe dure salite del cuore, c'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio del sole, il sole sopra di noi, ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. Sopra di noi. Ed era Il cammino di Eros Ramazzotti, un brano scelto appositamente dalla nostra Giorgia, e che insieme ad Alberto ha anche ballato ai, abbiamo detto, ai campionati italiani. Italiani. Sì. Questo è un valzer viennese, vero? Sì. Che bello, molto bello. Infatti quello che ho detto nel fuori onda, mi è capitato più volte di vedere che in effetti Eros Ramazzotti spesso viene ballato e eseguito. Sì, le sue musiche si prestano sì, a diversi balli. Ci sono anche diversi slow fox che vengono, ovviamente la base sotto poi viene o rallentato o velocizzata. Vabbè, certo, poi viene adattata, sì, a quello che però che... si prestano molto le sue canzoni. Ragazzi, scusate, io prima infatti ero curiosa di chiedervi, si parlava anche di musicalità, sicuramente deve essere un elemento fondamentale per la danza, ma nella vostra esperienza soprattutto di istruttori, di insegnanti, vi è capitato qualche allievo che non avesse una musicalità spiccata, una musicalità evidente, che avesse insomma dei problemi? Se vi è capitato, come avete poi cercato di risolvere, o comunque avete cercato di tirare fuori quella musicalità che magari a volte è dentro, come dicevo, a volte può essere anche qualcosa che è semplicemente legato all'ascolto, quindi all'allenare anche un po' l'orecchio a sentire. Sì. È capitato, e come avete... Addirittura con qualcuno è capitato che avesse difficoltà proprio a capire il tempo musicale. Sì. E in quel caso abbiamo cercato di, appunto, di avviarlo all'ascolto, pure di fargli sentire in macchina dei CD con delle canzoni per fargli allenare l'orecchio. Ecco, quindi partire da questo, assolutamente. Sì, quindi l'ascolto, sì, è fondamentale, allenare l'orecchio fino poi a piano piano a riconoscere, sì, i battiti all'interno. Tante volte ci siamo ritrovati a fianco a contare un, due, tre un, due, tre e cercare di per far capire poi bene
ogni passo corrisponde a un numero musicale, quindi alla battuta, no? E quindi a far capire anche quello su quale passo avveniva quella nota. Beh, quindi anche tanta pazienza, e come è giusto che sia. Tantissimo. Tanta pazienza, quella è fondamentale sempre. E avete scelto oggi anche un altro brano, quindi questa volta andiamo sul brano che ha scelto Alberto, Il meglio deve ancora venire. E il titolo già ci dice tutto, ma dici anche tu perché lo hai scelto. Vabbè, fondamentalmente è qualche anno che man mano che facciamo gare e andiamo avanti con le nostre situazioni, io ripeto sempre questa cosa. Quindi noi, campioni italiani, finalisti all'assoluto, vincitori dell'International, finalisti al mondiale, ma fondamentalmente siamo convinti che il meglio debba ancora venire. Fantastico, allora questo è un vostro leitmotiv, è un fil rouge di tutta la vostra esperienza artistica. E allora il meglio deve ancora venire, ne siamo convinti anche noi e ve lo auguriamo con Ligabue su CRT Radio. Perché so vivere una sera per volta, io ti vengo a prendere perché dove andiamo non importa. Ti voglio credere per come cammini, per le promesse che comunque mantieni. Io ti voglio credere per quello che chiedi e che non chiedi. È una città piuttosto dura, dipende quanto puoi pagare, e tu che sai quali porte aprire, sembri sapere come va a finire. Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire. Tu ci credi, perché sei dolce tanto quanto sei dura. Io ti voglio credere perché sei sicura di qualcosa. Ti vengo a prendere, mi aspetto di tutto, e non deve essere per forza perfetto. Io ti vengo a prendere perché ciò che è fatto adesso è fatto, e la città ci fa passare a altri problemi a cui pensare, e tu che sai bene dove andare, devi sapere come va a finire. Sei qui per dire, mi devi dire, che il meglio deve ancora venire. Fra te e la vita che non ho ancora conosciuto, mentre ridi così facilmente. C'è qualcosa fra te e la vita, chissà quanto vi conoscete, mentre ridi, mentre ridi. E la città risplende ancora, anche con poche luci fuori, e tu che non cambi direzione, sai di sicuro come va a finire. Sei qui per dire,